Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, ben trovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi, come sempre, Antonella Entrano. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Grazie, Rosario, per la tua preziosissima assistenza. Grazie per la preziosissima. Buonasera a tutti quanti. Ti ripasseremo subito la linea per i saluti al network. Nel frattempo annuncio ai nostri ascoltatori che l'ospite di questo pomeriggio sarà padre Alex Zanotelli, missionario comboniano conosciuto dal grande pubblico per il suo grande impegno civile e sociale. In attesa anche di collegarci poi con Massimo Bonella che ci darà gli ultimi aggiornamenti. Padre Alex di recente è impegnato per la lotta contro la privatizzazione dell'acqua che ad ora è ancora pubblica e speriamo rimanga tale naturalmente. E con lui affronteremo sia questo argomento che anche quello dell'immigrazione, visto il grandissimo flusso registrato già nei primi 3 mesi del 2017. Bene, in attesa che si possa effettuare il collegamento telefonico con padre Alex, passiamo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e ricordo comunque ai nostri ascoltatori che è possibile interagire con la nostra trasmissione attraverso la chat e attraverso la pagina Facebook di Spazio Aperto e se volete potete inviare le vostre email all'indirizzo info@spazioaperto@gmail.com. Bene, passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e ci ritroviamo tra qualche secondo qui nel nostro studio virtuale. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti, buonasera a te Antonella, buonasera Ugo e un caro saluto e un abbraccio virtuale a tutto il condominio di Radio Saiuz. Ricordo, faccio la mia lista della spesa adesso Antonella, che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, va in diretta live sulle radio del network che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio. Ovviamente ricordo che andiamo anche sulla web TV del network che sono sul nostro diciamo, spazio su Facebook, sul canale YouTube e su radiosites.it. La chat la trovate su tutti i siti del network, quindi su tutte le radio hanno la stessa chat, quindi dovunque voi scrivete noi vi leggiamo. Potete scriverci anche sulla pagina Facebook se volete, insomma. Comunque condividete quella pagina su Facebook, la trasmissione e scrivete. Un abbraccio a tutti quanti. Antonella, ti ripasso la linea alle 18:39. Grazie Rosario e vorrei che tu, Rosario, gentilmente ricordassi anche ai nostri ascoltatori il giorno e l'orario in cui va in onda la replica di Spazio Aperto, perché ci rendiamo conto che non tutti hanno la possibilità di seguire la diretta, ma se vogliono riascoltarci possono farlo. Benissimo, scusa, mi hai preso incontro e poi piede. T'ho beccato in Mai castagna, lo beccati in sapevo. castagna, no, scherzo a parte. Le repliche vanno in onda, no, Spazio Aperto va in onda in replica sulla web radio il giovedì alle 18. Sulla web TV Benissimo. stiamo riorganizzando il palinsesto per problemi tecnici dovuti ai palinsesti che si generano sulla web TV e quindi insomma riprenderemo tra qualche una settimana o due, insomma, al palinsesto ordinario anche lì. E Bene, ricordo quindi anche comunque. che no, ricordo anche la trasmissione delle 22 di questa sera, Osservatorio Antimafia, va la domenica in replica sulle web radio alle 17, così, giusto per completare. Ecco, allora giusto per completare l'informazione, anticipiamo già ai nostri ascoltatori che alle 22 di questa sera l'ospite sarà Anna Alessia Petrozzi, la caporedattrice in pectore, come siamo abituati oramai a definirla, della redazione di antimafia2000.com. E con lei questa sera affronteremo un discorso molto interessante, parleremo di donne e mafia. Del loro ruolo, dell'evoluzione del ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni criminali. E quindi, vi invitiamo a seguirci perché è un aspetto del quale poco si parla, ma che, come potremo, constatare con Anna, è in decisa crescita. Bene, io direi che possiamo, tentare di collegarci telefonicamente con padre Alex Zanotelli. Padre Comboniano, lo ricordo, è stato per diversi anni, 12 per la precisione, in missione in Africa, in Sudan e in Kenya. È stato direttore della rivista Nigrizia,
E come vi dicevo, è impegnato da sempre nella lotta a difesa non solo degli ultimi della terra, dei più disagiati, di coloro che soffrono le pene più dure, vittime di guerra, vittime di fame, di Pronto? carestia. Signora Felicetta? Pronto? Sì, signora Felicetta, buonasera, in Pronto? diretta. Signora Felicetta? Ci Pronto? sente? Pronto? 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 Signora Felicetta? Pronto, ci sente? Sì, passo un attimo, padre Alex. Grazie. Prego. Arriva un po' bassa la chiamata, Antonella. È bassa? Sì, non si preoccupi. Ora va bene. Così sente meglio? Va bene Perfetto, così? perfetto. Va benissimo, va benissimo. Va bene, allora ci siamo. Ecco, padre Alex, buonasera, benvenuto. È in diretta su Radio Saius. Buonasera, padre Alex. Grazie, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Io facciamo le presentazioni in diretta, padre Alex, non abbiamo avuto la possibilità di farlo prima. Io sono Antonella Intranò e con me è Ugo Lombardi. Grazie, Buonasera. grazie, grazie. Allora, padre Buonasera Alex, a voi. noi la stavamo introducendo, stavamo ricordando ai nostri ascoltatori le sue innumerevoli attività, partendo naturalmente dalla sua azione di missionario comboniano in Sudan e in Kenya. È stato direttore della rivista Nigrizia ed è impegnato da sempre, come dicevamo, nella lotta a difesa non solo degli ultimi della terra, degli esseri più svantaggiati, vittime di guerra, di carestie, di sete soprattutto, ma anche a difesa della madre terra e delle sue risorse. Di recente, da qualche anno, lei, padre Alex, è impegnato soprattutto a difendere il diritto all'acqua, all'accesso all'acqua, definito ormai oro blu. E sta facendo in modo che questo rimanga un diritto per ogni essere umano. Ricordiamo che quasi 1 miliardo di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile e 3,5 miliardi di esseri umani non vedono il loro diritto all'acqua potabile pienamente soddisfatto. Questo è un dato tratto dal report Acqua ed Energia 2014 delle Nazioni Unite del settore sviluppo delle risorse idriche mondiali. Padre Alex, facciamo un passo indietro. Torniamo tra l'11 e il 12 giugno del 2011, data del referendum. Lei si è a lungo battuto perché fosse difeso il diritto all'accesso all'acqua e quel referendum ha espresso la volontà del popolo a che l'acqua rimanga un diritto pubblico. Sappiamo che la battaglia da allora non si è mai conclusa e lei è attualmente impegnato in questa lotta. Qual è il punto della situazione oggi, a distanza di 6 anni da quel referendum? Ma prima di tutto io direi che avere il referendum è stato un evento veramente importante. Importante perché per la prima volta siamo riusciti a raggiungere la maggioranza, perché se non c'è la maggioranza di chi ha diritto a votare e vota, il referendum non è valido. Mentre abbiamo raggiunto la maggioranza e la maggioranza si è espressa a favore dell'acqua pubblica, cioè il referendum praticamente c'erano due domande fondamentali. Una è che l'acqua esca dal mercato e seconda domanda era che non si può fare profitto sull'acqua. Adesso cos'è la situazione? Ecco, dopo questo è il 2011, oggi 5-6 anni dopo siamo in pasticci perché purtroppo la politica, dobbiamo riconoscerlo, non obbedisce più ai cittadini, a quello che i cittadini vogliono. La politica purtroppo oggi obbedisce ai poteri forti, soprattutto ai poteri finanziari. E purtroppo i poteri finanziari non so come esprimerlo, ma hanno una grande voracità e vogliono guadagnare più che possono. Oggi direi che l'elemento più fondamentale su cui guadagnare non è più il petrolio, è finito. Se vogliamo salvarci, il petrolio dovrà rimanere sottoterra. E allora il grande elemento su cui guadagnare è l'acqua. Ed è importante questa diversità. Senza petrolio possiamo vivere, senza acqua vivi massimo per 3-4 giorni e poi è la morte. E con il surriscaldamento che sta arrivando, buona parte, direi, delle fonti idriche nostre spariranno perché
col surriscaldamento, surriscaldamento spariranno ghiacciai, nevai, per cui ci salteranno le fonti idriche. Quindi questo bene così prezioso l'avremo sempre, sempre di meno, andrà sempre più scarseggiando. È chiaro che se le multinazionali ci metteranno le mani, cito per esempio la Veolia, cito su queste grandi multinazionali, metteranno le mani sull'acqua come stanno facendo e ce la venderanno litro per litro, altro che ci guadagneranno molto di più di non quello che hanno guadagnato sul petrolio. Ecco il grande impegno in questo momento: non dobbiamo accettare che le multinazionali mettano le mani sull'acqua. L'acqua è un diritto fondamentale umano e dobbiamo batterci. Siamo battuti a Napoli, siamo riusciti a ottenerlo, cioè a fare un passaggio notevole quello che ha fatto la città di Napoli, ma adesso purtroppo siamo nel sud Italia in particolare davanti a un attacco persistente e incredibile delle multinazionali per mettere le mani sulle fonti. Non possiamo permetterlo. Padre Alex, lei parlava di Napoli, appunto, dove c'è stata una grandissima mobilitazione. È un'informazione che, diciamo, alla massa, intendo dire ai grandi numeri, non è giunta. Eppure, essendo un argomento di fondamentale importanza, ci rendiamo conto che gli organi ufficiali di comunicazione, tanto quelli audiovisivi quanto la carta stampata, poco o nulla parlano di tutto questo. Visto che abbiamo la possibilità di parlare con lei, che conosce estremamente la materia, vuole raccontarci che cosa è accaduto a Napoli, di modo che possa essere conosciuto da quanta più gente possibile, possa essere conosciuta da quanta più gente possibile l'esperienza del popolo campano? Ma quella della lotta per l'acqua qui a Napoli è una lunga storia che parte dal 2004, quando ero appena rientrato dall'Africa. Sono appena rientrato dall'Africa, mi sono fatto la scelta di vivere a Napoli, qui a Rione Sanità, e ho sentito che si parlava che i comuni di Atto 2, perché Napoli e Caserta è Atto 2, avevano tutti insieme, 136 comuni se non mi sbaglio, avevano votato tutti insieme per che cosa? Per la privatizzazione dell'acqua. Abbiamo detto no, è assurdo. Lì è partito il grande movimento napoletano che ha obbligato i sindaci a rivotare nel 2006, mi sembra che era a gennaio 2006, abbiamo avuto la prima grande vittoria a Napoli. I comuni di Caserta e di Napoli hanno votato per la ripubblicizzazione dell'acqua, ma anche lì poi è rimasta lì, non ne ha fatto nulla né Bassolino né Folino allora, è rimasto lettera morta, senza mai essere implementato questo passaggio. È stato poi con l'arrivo del sindaco De Magistris che, con una buona base, io penso che la forza che abbiamo avuto a Napoli è stato che c'è stato un comitato preparato, direi compatto, che ha lavorato bene, aiutato da avvocati, cito Montalto come l'avvocato Grausso, che ci hanno aiutato in questa operazione, perché oggi se tu non puoi leggere una legge dello Stato se non hai un avvocato a fianco, e certo, davvero purtroppo è così. E allora sì, aiutati da loro abbiamo fatto uno sforzo enorme di premere sul sindaco che aveva promesso in campagna elettorale la ripubblicizzazione dell'acqua, e siamo lentamente, con grosse difficoltà anche qui, ad ottenerla, proprio a piccoli passi. Prima di tutto ha creato ABC, ma era ancora un ABC acqua bene comune appena eletto, ma era ancora una SPA. Sono voluti altri due anni a SPA, vuol dire società per azioni. Noi abbiamo detto non è concepibile acqua pubblica con una SPA, perché immediatamente la SPA ti permette di andare in borsa e avanti di questo passo e fai profitto sull'acqua. No, sull'acqua non si può fare profitto. Abbiamo detto che allora ci chiedevano ma che cosa possiamo fare, andare su azienda speciale. Azienda speciale è quello strumento giuridico che ti permette di portare avanti un'azienda pubblica
senza fare profitto. Gli utili che vengono fatti devono essere poi reinvestiti sull'acqua. È stato questo il grande passaggio che è avvenuto, è stata l'unica grande città che ha avuto il coraggio, bisogna rendergliene conto. Purtroppo poi ci sono stati anche dei dissapori ultimamente proprio per alcune decisioni che il sindaco ha preso sull'acqua, che a noi come comitato non sono assolutamente piaciute, per cui ci sono stati dei problemi. Ma del modo l'acqua è ancora pubblica, è un'azienda speciale, di questo siamo fieri. Certo. Padre Zanotelli, le sue lotte sul sociale sono non solo meritevoli di attenzione, ma ci fanno sentire molto piccoli, tutti noi, perché quando ci sentiamo dire che lei ha condotto e conduce una guerra contro l'acqua perché non venga privatizzata, sembra che l'acqua la utilizzi solo lei. In realtà siamo tutti quanti vittime di questa noncuranza. E quindi sarebbe il caso di dire che quella situazione di caos che lei descrive molto bene quando è stato in Africa, leggevo il Korogoko, mi corregga se sbaglio, credo che si possa definire anche un caos la situazione che lei magari vive stando quindi nel rione sanità di Napoli. Però mi viene in mente una riflessione: se è vero che il nostro petrolio è lontano, tranne quello forse dalla Basilicata, noi dovremmo avere la possibilità di utilizzare l'acqua, se solo volessimo farlo, desalinizzando tutta quella che ci circonda. In questo caso saremmo avvantaggiati. Lei pensa che anche in questo caso saremmo vittime delle multinazionali? Non ho capito bene la domanda, dove quello che stai chiedendo. Sto chiedendo, l'acqua, quella potabile, ce l'abbiamo già pronta, potremmo averne tantissima. Sì. Soltanto sì. Se volessimo desalinizzare quella che abbiamo attorno, in questo caso lei pensa che anche in questa circostanza le multinazionali le avremmo appresso? Ma certamente le multinazionali non interessa nulla quello che, anzi, più ne abbiamo più gola hanno. Tra l'altro ricordiamoci che davvero la Campania ha un tesoro, soprattutto l'acqua del Serino è buonissima, ma è immensa la quantità di acqua che abbiamo, una delle grandi fonti di acqua qui è in Basilicata, che già in Basilicata stanno rovinando con i pozzi del petrolio, sta già inquinando molto dell'acqua della Basilicata. Questo è davvero un peccato, perché c'è un serbatoio d'acqua immenso anche in Basilicata. Per cui è chiaro che le multinazionali, a loro interessa guadagnare, quindi ovunque riescono ad entrare, entrano, ed entrano perché? Ma perché la politica glielo permette, nel senso che le banche sono loro che comandano, e le banche cosa fanno? Cioè vanno dove possono guadagnare. L'acqua è uno degli elementi fondamentali su cui guadagnare in questo momento, per cui favoriscono attraverso la politica l'accesso delle multinazionali all'acqua. E soprattutto quello che è pericoloso in questo momento al sud è proprio le fonti. C'è un attacco deciso da parte dei nazionali a mettere le mani sulle fonti. Noi ci troveremo proprio sabato prossimo, abbiamo già fatto un incontro ad Avellino mese scorso, ne faremo un altro adesso a Salerno sabato prossimo, che abbiamo invitato tutti i comitati del Sud Italia per mettersi insieme per resistere a questo strapotere delle multinazionali dell'acqua che vogliono impossessarsi dell'acqua del Sud Italia. Tra l'altro ricordo a tutti gli ascoltatori che il problema del Sud Italia è enorme. Con il surriscaldamento noi rischiamo a fine secolo, se andiamo avanti così, rischiamo di avere 5-6 gradi in più al sud, il che vuol dire la desertificazione. Quindi penso che la gente deve cominciare a capire quanto è prezioso il bene che abbiamo fra le mani, e non lo possiamo mollare a nessuno. Ogni comune deve poter gestire la propria acqua, deve sapere dove viene l'acqua, cioè questo è il grande sforzo. Ecco, padre Zanotelli, una considerazione mi consenta di farla. Nella sua vita lei ha viaggiato soprattutto tantissimo in Africa, ed è andato lì perché lei e il suo ordine hanno ritenuto importante fare una scelta di evangelizzazione di quel popolo. Il nostro popolo, cioè quello della Rione Sanità, ma anche quello italiano, che è già evangelizzato, ci sono delle differenze fra loro e noi?
una bella domanda questa, che è la domanda su cosa significa fare missione. È importante un po' questo aspetto. Cosa vuol dire fare missione? Vuol dire annunciare buona novella. Buona novella di che cosa? Gesù parlava del regno, di un mondo un po' più vivibile, un po' più giusto. Vuol dire questo. Purtroppo, cos'è che ho visto in Africa? Che molti dei problemi dell'Africa sono dovuti a chi? A noi, al nord del mondo, a noi occidentali, che prendiamo decisioni e con queste decisioni economico-finanziarie che prendiamo, chi è che le paga? Le pagano i popoli, che noi, che davvero i popoli impoveriti dell'Africa. E io racconto soltanto per aiutare lei, ma anche gli ascoltatori, a capire l'ultimo episodio che mi è capitato a Corococcio. Quando io ho lasciato Corococcio alla Baraccopoli, la gente mi ha convocato, la gente, i responsabili delle piccole comunità cristiane, i pastori delle varie chiese africane, mi hanno convocato e hanno detto: Alex, tu non puoi uscire se prima non preghiamo su di te. E la sera del 17 aprile 2002 mi hanno convocato in una stanzetta, dove c'è stato un centinaio di persone, a pregare su di me, uno dei momenti di preghiera più belli della mia vita. Alla fine di questa lunga, sarà durata 2 o 3 ore, uno ha detto: Alex, inginocchiati, mi sono inginocchiato in mezzo a loro. Un altro ha detto: imponetegli le mani, sono sentito centinaia di mani sulla testa. E un pastore di una chiesa indipendente ha cominciato a pregare in maniera carismatica, voce alta, dicendo: papà, addio papà, grazie perché tu, Alex, ha camminato con noi per 12 anni e giù e giù e giù e giù. Papà, ti prego, dona padre Alex che ora sta partendo, dona il tuo Spirito Santo. La gente che mi schiacciava a terra. E poi ha continuato: dona il tuo Spirito perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla. Perché i popoli del sud del mondo hanno capito che tanti dei problemi che loro hanno, tanti di quei problemi sono in buona parte colpa nostra. Do soltanto un esempio. In questo periodo l'Unione Europea sta imponendo all'Africa i cosiddetti trattati EPA, Economic Partnership Agreements, che sarebbero accordi di partenariato economico, in cui l'Africa non sarà più trattata come un caso speciale, ma c'è un unico mercato in cui tutti, soprattutto i contadini, devono competere. Cosa avviene? Questi trattati forzano gli stati africani a togliere i dazi dalle importazioni. Cos'è che succede? I dazi erano importanti per i governi africani, perché con questi possono costruire scuole, operare, portare avanti ospedali, eccetera. Devono togliere i dazi e ognuno deve competere. Cosa succede? Che la nostra agricoltura in Europa è sostenuta da 50 miliardi di euro all'anno che l'Unione Europea dà alle agricolture, per cui noi possiamo svendere i nostri prodotti sui mercati africani e affamare gli africani. Ecco perché l'evangelizzazione non è soltanto camminare coi poveri annunciando loro buona novella, ma è ritornare dove io sono partito e dire alla tribù bianca, che è colpevole, che deve cambiare, che dobbiamo cambiare. Basterebbe ritornare al problema dell'acqua di prima. Se noi andiamo avanti a far sì le multinazionali, in buona parte è roba nostra, a permettere che le multinazionali mettano le mani sull'acqua, per esempio in Africa, vuol dire affamare milioni, assetare milioni, se si può usare questa parola, morire di sete, far morire di sete milioni di persone. Se oggi abbiamo 30 milioni di persone all'anno che muoiono di fame, con questa tendenza domani avremo 100 milioni di morti di sete e noi allora andremo a fare la nostra offerta per assistere queste persone che muoiono. E no, noi dobbiamo cambiare i sistemi che creano queste situazioni di fame e di morte. Per cui la missione oggi è globale. Ecco perché sono tornato in Italia e sto lavorando su questi temi.
Quello che lei ha detto adesso, padre Alex, ci dà la possibilità di introdurre un altro argomento che lei conosce sicuramente molto bene, avendo vissuto per 12 anni nelle baraccopoli di Gorokocho, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è a ridosso di Nairobi. Quindi ha vissuto per 12 anni come ultimo fra gli ultimi, sostanzialmente, nelle loro stesse condizioni, condividendo la quotidianità. Difficile è un eufemismo da utilizzare, ma impossibile, oserei dire, condividendo le loro impossibili condizioni di vita. Oggi nel nostro paese sbarcano milioni di migranti, fuggono dalle guerre, fuggono dalla fame, fuggono dalla sete, ma nessuno di noi, secondo me, ha davvero idea di quello che voglia dire vivere in quei paesi. I suoi 12 anni di esperienza, cosa le hanno lasciato? Mi hanno totalmente trasformato. Noi non comprendiamo cosa sia una baraccopoli. La baraccopoli, forse qualcosa possiamo capirlo qui, da dove, come trattiamo i Rom. Io sto lavorando molto con i Rom, fra l'altro i Rom di Gianturco, su quasi 2000 Rom, rischiano di essere spazzuti fuori senza sapere dove andare. Lì abbiamo delle situazioni fra i Rom che assomigliano molto alle baraccopoli africane. Ma per esempio la baraccopoli dove sono vissuto è costruita su una collina, siamo a Nairobi, proprio a Nairobi città, su una collina di 1,5 km di lunghezza, 1 km di larghezza, dove sono accatastati 100.000 persone. Non ci sono, proprio non ci sono, non c'è nulla, è baracche su baracche su baracche. Catastare in 1 km, praticamente 1 km per 1,5 km, 100.000 persone con baracche sono alte massimo 4 metri, comprendiamo subito che cosa vuol dire. Io chiamo questa la sardinizzazione dei poveri. Non ci sono servizi, l'unico servizio che provvede il comune di Nairobi, per esempio, quella dell'acqua, ma poi quando arriva in tubature nelle baraccopoli, lì viene rivenduta dai poveri stessi, hanno permesso di rivendere e non abbiamo l'idea di quanto costa ai poveri, mentre a pochi chilometri di distanza i ricchi possono riempire le loro piscine nelle bellissime ville di Langata, per esempio, e vivere e investire, e pagando l'acqua molto meno di quello che la pagano i poveri. Cioè le assurdità del sistema si vedono non solo a Nozio, ma anche dentro di Nairobi, una città assurda, 4 milioni di abitanti, il 70% di questi è costretto a vivere in baraccopoli, ma è politicamente voluto questo. La vita a Nairobi costa tanto quanto come la vita a Roma, se non di più. Per fare questo, allora hai bisogno di manodopera a bassissimo prezzo, e questo può avvenire soltanto se si mantengono le baraccopoli attorno. Praticamente 3 milioni di persone vivono da baraccati attorno a Nairobi. E davvero è incredibile, basterebbe pensare alle fogne aperte, pensare per esempio a una cosa tipo noi un bagno per ogni appartamento c'è. Bagno è meglio dimenticarselo, un cesso, noi abbiamo un cesso a Coroccocio ogni 30-40 famiglie, e quindi un degrado ambientale, un degrado umano, un degrado che è spaventoso. E questa è la lotta dentro queste città. Ecco perché la gente chiaramente scappa, ma per forza deve scappare. Chi non scapperebbe da situazioni del genere? Ma poi scappano solo per la miseria, per la fame, scappano per le guerre. Guerre che abbiamo fatto noi europei, basterebbe pensare, proviamo a pensare alla storia, molti dei nostri migranti arrivano tramite la Libia. Chi è che ha abbattuto Gheddafi? L'abbiamo abbattuto noi, perché cosa? Ma per il petrolio. Tutti quelli che arrivano dalla Siria, dall'Iraq, tutti questi profughi, perché arrivano? Per una guerra che abbiamo fatto noi contro Saddam Hussein, tutta costruita su bugie. Cioè dobbiamo incominciare noi in Occidente a rimetterci in discussione, a capire che siamo noi alla fine responsabili per queste tragedie. La tragedia più grande adesso è che l'Europa non vuole sapere di questi migranti. Ma è assurdo. La Confindustria, qui documenti sotto mano della Confindustria italiana, che dice che adesso ogni anno che passa l'Italia, se vuole andare avanti a mantenere l'azienda Italia, deve avere 250.000 nuovi operai. Noi non li abbiamo, con la bassissima natalità che abbiamo, non ci sono. Basterebbe vedere qui da noi buona parte del lavoro agricolo, ma chi lo fa?
mi dicono che nel Cilento, per esempio, il 90% di chi lavora in agricoltura sono immigrati. Ma allora di che cosa ci lamentiamo? Ma perché questa politica assurda? Ma perché ci facciamo prendere in giro da gente come Le Pen, come Salvini o come Orbán in Ungheria? Ma siamo pazzi! L'Europa ha perso la propria testa. Qualcuno dice che se non arrivassero da noi questi migranti dovremmo andare a trovarli, perché noi stiamo invecchiando. Direi che è un continente vecchio l'Europa, e penso che sarà proprio questa gente, questo sangue fresco che arriva, a rinnovare l'Europa. Padre Alex, sarebbe un errore quindi dire che questo enorme flusso migratorio che si sta verificando qui nel nostro paese, ma più genericamente in Europa, altro non è che una espressione di una politica nazionale e internazionale? Intendo dire, tutto questo è voluto perché c'è un chiaro interesse affinché in quei paesi continui a regnare il disordine e ad esserci una, sostanzialmente, una logica di guerra continua e costante. L'Occidente ha i suoi buoni interessi. Ma certamente è vero, però tenendo presente una cosa importante, che non è vero che ci sia una grossa, se lo fanno passare per una grossa invasione, lo fanno percepire come tale, certo. Esatto, ma non c'è. Basterebbe pensare che le Nazioni Unite, soprattutto l'Alto Commissariato per i Rifugiati, dice che di rifugiati, quindi rifugiati riconosciuti dall'ONU, sarebbero un 60 milioni, molto di più che non durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo mai raggiunto livelli del genere. E l'ONU dice che l'86% di questi non vengono in Europa o nel nord del mondo, sono ospitati nel sud del mondo. Basterebbe pensare ai siriani, il Libano, che avrà, non so esattamente la popolazione, ma sarà massimo sui 6-7 milioni di abitanti, c'è 1,5 milioni di rifugiati siriani. Una nazione come il Kenya, che è povera, ha quasi 1,5 milioni, se non 2 milioni, di rifugiati somali, che devono scappare da quella guerra assurda che ormai da 30 anni va avanti in Somalia. E avanti. Quindi non pensiamo che siamo noi, dove, no, buona parte di questa gente che deve scappare scappa purtroppo, dico io purtroppo, perché va nei paesi più vicini dove possono trovare rifugio. Poi chiaramente hanno voglia di ritornare, come sono sicuro che buona parte di chi è scappato dalla Siria è classe media, sono intellettuali che appena si mette a posto la Siria vogliono ritornare nella loro patria, non è gente che vuole abbandonare, mentre fosse diverso per altre nazioni dove ormai non si può più vivere. Ma del modo, io direi che dobbiamo distinguere bene questo, che buona parte di chi scappa non viene in Occidente. Seconda cosa, è vero questo che c'è, è una politica questa che stiamo seguendo, in fondo di guerra, ma non solo di guerra, soprattutto strangoliamo i poveri con la finanza, con il debito, con l'economia, e quindi chiaramente la gente poi deve scappare. Basterebbe, io cito solo quello che dice Oxfam, questa grande organizzazione internazionale, che all'incontro dei super ricchi a Davos quest'anno ha dato due statistiche incredibili. Primo, ha detto che con quest'anno gli otto uomini più ricchi al mondo hanno l'equivalente di 3 miliardi e 600 milioni di persone. 8 su 3 miliardi e 600 milioni di persone. Da notare che l'anno scorso erano 62 uomini più ricchi al mondo, nel 2010 388 uomini più ricchi al mondo avevano l'equivalente di 3 miliardi e mezzo. Sempre meno persone, ha sempre più in mano quasi tutto, a dispetto di buona parte dell'umanità. Oggi abbiamo 4 miliardi di persone, dai 3 ai 4 miliardi, che devono accontentarsi di 2 euro al giorno, 1 miliardo che fa la fame, e ammettiamo un 30 milioni di persone all'anno. Sono questi sistemi che sono sistemi di morte. Ecco perché per noi missionari noi ci stiamo battendo per sistemi che diano vita ovunque, perché io credo nel Dio della vita e un appassionato di vita che ci ha regalato questo bellissimo pianeta,
dove ci ha dato così tanti beni, basta che siano equamente distribuiti, ce n'è per tutti. Però, padre Alex, una considerazione dobbiamo, credo, farla. Ci sono alcuni paesi dell'Africa, come il Niger, dove c'è un incremento della popolazione molto alto, al contrario di come lei diceva giustamente, alcuni paesi dell'Occidente, il nostro in prima fila, che ha smesso di fare figli. Sono più consapevoli i nigeriani che producono figli o noi che non li facciamo più, secondo lei? Ma no, parli del Niger, è importante distinguere quelle cose, perché se è un esempio, voglio dire, il percorso educativo dovrebbe comprendere anche questo, cioè una produzione di figli dovrebbe essere fatta anche secondo criteri di amore, ma anche di razionalità. Certamente questo è un problema grosso che deve essere affrontato, senza dubbio. Questo il problema, però, è un altro, è che in Africa, ricordiamoci una cosa, che oggi la scienza ce lo dice a chiare lettere: noi uomini, Homo sapiens, cioè la razza umana di oggi, discende tutti da una coppia, chissà quando è vissuta, 100-150 mila anni fa, e questa coppia gli scienziati la collocano in Africa orientale. Discendiamo tutti da lì. Io ritengo che l'Africa, c'è qualcosa nel gene africano, proprio ci sono vissuto, ha una passione enorme per la vita, soprattutto per i figli, per loro, e si capisce, essendo poveri non c'era sicurezza, non so io, di avere una pensione o altro. Se hai dei figli che ti sostengono la vecchiaia, bene, se no rischi di morire. Come, per cui, ma al di là di quello c'è una passione straordinaria. Ecco quello che rende così forte il popolo africano. C'hanno una forza dentro, io la definirei quasi quello che usava Bergson, l'elan vital, questo slancio vitale. E parte di questo è proprio la vita, il dare vita, l'avere figli. Per cui è una cultura che deve essere per tutto rispettata. È chiaro che il pianeta a un certo punto non potrà sopportare chissà quanti, ma gli scienziati ci dicono oggi, io cito quello che gli scienziati dicono, che la Terra, se i beni sono equamente divisi, potrebbe benissimo sostenere fino a 12 miliardi di persone. A fine secolo saremo facilmente già 9 miliardi. Questi sono un po' i dati che la scienza ci offre. Il problema è l'iniquità dei sistemi entro cui viviamo. Cioè, sono sistemi assurdi. Noi, per esempio, in Occidente non possiamo più permetterci di continuare a vivere come viviamo. Viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che la scienza oggi, gli scienziati dell'ONU ci dicono, parlo dell'IPCC, scienziati dell'ONU scelti dai governi, quindi conservatori, questi scienziati nell'ultimo rapporto un anno e mezzo fa ci dicono che se noi continueremo in questa maniera a vivere, cioè il nord del mondo a vivere come sta vivendo, a fine secolo, faccio notare, parlo del 10% della popolazione mondiale, quindi su 7 miliardi di oggi, il 10% è 1 miliardo. Se questo miliardo che vive bene continua a vivere così, a fine secolo, se saremo fortunati avremo 3 gradi e mezzo in più, se saremo sfortunati 5 gradi e mezzo in più. L'Africa avrà dai 7-8 gradi in più, secondo gli scienziati. 3/4 dell'Africa sarà non abitabile. L'ONU già oggi dice che entro il 2050 l'ONU si aspetta già 250 milioni di rifugiati climatici, che in buona parte chiaramente verranno dall'Africa, dovranno per forza scappare, perché non puoi più vivere, non puoi più coltivare, non c'è nulla da fare. Ecco, padre Zanotelli, lei quando parla a noi occidentali naturalmente identifica l'Occidente come una struttura unitaria, un monolita, ma credo che facendo riferimento ad iniziative che l'Occidente ha preso anche nel recente passato, come quelle contro la Libia, non si è stati uniti nelle decisioni. Lei sa molto bene che alcuni paesi, e non l'Italia sicuramente, hanno deciso di abbattere alcuni governi per impossessarsi di alcune ricchezze del loro paese.
e però siamo l'unico paese che ospita questo flusso di migranti a discapito di iniziative degli altri europei che hanno chiuso i confini. Come fa? Come considera questo atteggiamento? Ma sì, è vero questo qui, è vero fino a un certo punto, nel senso che l'Italia ha partecipato alla guerra di Libia, è parte integrante, anzi ricordiamoci che Gheddafi era amico intimo, ha fatto Berlusconi, il governo italiano, ha fatto un trattato di amicizia, abbiamo tradito tutto per il petrolio. Quindi non prendiamoci in giro sulle nostre responsabilità. Purtroppo noi non abbiamo pochissimo reagito su questa guerra in Italia. Lo dico con amarezza, io faccio parte dei movimenti davvero per la pace, cavoli, mi sono veramente arrabbiato su questo, per cui è un problema che dobbiamo mettere sul tavolino. È chiaro, tu dici, ma l'Italia almeno riceve. Chiaro, non possiamo non riceverli. Il problema che cos'è? Che rimangono adesso perché ben pochi di chi viene in Italia vuole fermarsi in Italia, perché sanno che non c'è molta possibilità di lavoro. Vogliono andare o in Germania, vogliono andare per esempio in Inghilterra, in Francia o in altri paesi, ma non. Il problema è che adesso con i muri che abbiamo alzato, con il rifiuto di prendersi ogni paese totti, siamo in questi imbottigliati in queste incredibili situazioni che è una vergogna, vergogna per l'Europa. L'Europa andrà a pezzi proprio se non comincerà ad aprirsi, a capire che la sua salvezza sta nell'aprirsi, non nel chiudersi. Siamo diventati una fortezza, c'è ben poco da star via. Il problema è che queste cose, purtroppo, queste informazioni, e ritorno al discorso che facevate proprio voi all'inizio, che c'è poca informazione seria, che purtroppo quello che ci viene passato sono, io li chiamerei robe di regime, per regime intendo, che chiaramente i mezzi di comunicazione, i grandi mezzi di comunicazione in Italia, parlo di televisioni e di altre robe di carta stampata, sono in mano alle banche, sono in mano ai poteri economico-finanziari, per cui non ci viene data la verità delle cose. Questa è la tragedia. Purtroppo c'è una certa informazione che gira anche in Italia, ed è su questo, su cui informazione vera, sui fatti, però direi è molto poca, non arriva alla gente comune, questo ai cittadini comuni, è questo che dovremmo dire ai cittadini. Però c'è una legge fisica, diciamo, che dovremmo rispettare, padre. La legge fisica ci Una dice, legge di fisica, fisica, sì, una legge fisica, matematica, ma credo che sia più giusto dire fisica. Come può un contenitore piccolo, riempirsi e svuotare un contenitore più grande? Cioè, la domanda è: quando e come dovrebbe finire o cessare questo fenomeno migratorio? L'Africa è tantissimo più grande dell'Europa. ma Come sì, dobbiamo, come quello dovrebbe finire? Come dovrebbe andare sì, questo? ma il problema non è contenere, tu ti riferisci al contenitore italiano che è piccolo, d'accordo, ma in Europa, l'Europa è grande, cavoli, abbiamo quanti siamo? 500 milioni di persone, grosso modo, ma c'è tantissimo spazio se si vuole. Difatti, continua, l'ho detto prima, lo ripeto, la Confindustria si aspetta che se noi vogliamo mantenere quello che stiamo producendo, l'azienda Italia parla, abbiamo bisogno di nu 250.000 nuovi operai all'anno. Sì, sì, Immaginate quanto c'è bisogno in giro per il resto d'Europa se vogliamo, perché noi stiamo invecchiando, cioè non è sì, sì. questione, non facciamo più figli, Sì, abbiamo però bisogno di questo. mi perdoni, padre, se ho letto troppo. Una No, no. considerazione un po' cattiva, però insomma, cosa vuole? Lei ci sta illuminando, quindi io ho bisogno anche, come i nostri ascoltatori, di avere un po' di luce. Ci arrivano già ben fatti questi ragazzi, noi invece dobbiamo produrli. Il popolo italiano, e non solo quello, credo che stia facendo anche delle rinunce, perché la rinuncia è anche e soprattutto economica. Una famiglia dalle nostre parti non si costituisce perché ritiene di non avere i mezzi economici necessari per tirare su un figlio e poi poterlo portare avanti. Bene, sono delle iniziative e dei sacrifici che fa soprattutto il popolo, non certo quelli che stanno bene. Questo però non significa che l'altra parte della nostra nazione si prenda questi giovani, questi signori che vengono già ben fatti, per i quali non c'è da spendere nulla. Quindi la Confindustria ha interessi perché avvenga questo.
No, e allora qui bisogna riflettere. La gente che in buona parte viene da noi, ho citato prima i siriani sono andati in Germania, è classe media, colta, preparata, hanno già fatto in buona parte l'università, e quindi sono già, non dobbiamo neanche spendere soldi a formarli, sono già formati. Capisci? Ecco perché la Merkel ha dato alla fine poi il suo benvenuto in Germania, perché sapeva che potevano davvero dare una mano all'economia che cominciava a essere in pasticci anche in Germania. Ma è questa l'unica maniera. Io non vedo questo grosso problema. Se noi davvero riusciamo un attimo ad aprirci, ad aprire il cuore, ad accogliere, soprattutto in maniera umana, non come lo stiamo facendo. Non mi si dica che l'Italia sta accogliendo, non sta accogliendo. Cito solo, siamo state adesso le ultime ondate che sono arrivate. Io ho seguito molto da vicino l'ondata quando è stato abbattuto Gheddafi. Sono arrivati in Italia 20.000 profughi, chiamiamoli, sono scappati dalla Libia. Per quei 20.000 profughi lo Stato italiano ha stanziato 1 miliardo e 300 milioni di euro per 20.000 profughi. A chi sono andati quei soldi? Agli albergatori, a tutto l'associazionismo italiano? Non sono andati. Se loro avessero avuto in mano questi 20.000 diviso quell'1 miliardo ma sarebbero tutti impiantati, starebbero lavorando, cioè spendiamoli bene questi soldi, dove non li stiamo neanche investendo bene. Vedo per esempio, comincio adesso a vedere finalmente delle famiglie che dicono: io sono disponibile a ricevere chi arriva, uno, due, tre persone, in un contesto familiare, in un contesto umano. Noi li stiamo ostracizzando, mettendo in luoghi spesso isolati, creando. Io sto seguendo questo problema qui in Campania, ma davvero non è la maniera. Abbiamo fatto il 1° di marzo una grossa manifestazione proprio con i migranti per le strade fino in prefettura, perché chiediamo che il prefetto e la prefettura e la regione convochino tutti coloro che hanno a che fare con gli immigrati a un tavolo per vedere un po' come rendere più umano un po' tutto questo, altrimenti rischiamo di creare altra rabbia in questo. Già vengono arrabbiati da situazioni impossibili, da viaggi incredibili con cui hanno rischiato vita e tutto, sotto tortura, spesso in Libia. Vengono qui e vengono trattati come li trattiamo. Per di più poi con leggi, ricordo a tutti questo, le nostre leggi italiane a questo livello sono razziste. La legge Fini-Bossi è una legge di puro razzismo. Qualcuno mi ha detto: ma perché? Io quando è uscito ho detto: è una legge che come cristiano e come cittadino dichiaro immorale e non costituzionale. Non costituzionale perché? Ma perché la legge Fini-Bossi non riconosce gli immigranti in mezzo a noi come soggetti di diritto, li riconosce soltanto come forza lavoro pagata a basso prezzo, che quando non ci interessa più la rimandiamo, la rispediamo al mittente. Questa è la Fini-Bossi, senza parlare poi dei decreti Maroni, quella leghista di ministro degli interni che abbiamo avuto, che ha arrivato delle cose che neanche l'apartheid in Sudafrica mai inventato. Ne cito solo una, che è una donna che deve partorire, è una donna immigrata che deve partorire e partorisce in ospedale, se lei non è a posto, se lei non può riconoscere il proprio figlio. Ma neanche in Sudafrica veniva una roba del sotto l'apartheid e roba del genere. Cioè, qui è tutto un mondo che noi dobbiamo incominciare a rimettere in discussione, se non vogliamo andare verso le barbarie, cioè sbranarci vicendevolmente. Non c'è via, non c'è che questo. Mi pare di poter dire, padre Alex, e mi corregga se sbaglio, naturalmente, che di fondo c'è una chiara volontà che questo avvenga. La cosiddetta guerra tra poveri probabilmente fa molto comodo a qualcheduno. Sì, io penso che hai ragione su questo. Penso che effettivamente un po' tutto questo alla fine vi va bene un po' al sistema, perché davvero è la guerra fra poveri, che tra l'altro è guerra anche con i nostri poveri. Ricordiamoci, io capisco molto bene i problemi di tanti. Io vivo qui a Rione Sanità e quante volte non lo sento, perché so quanto la gente sta soffrendo, perché qui non c'è lavoro, non c'è, non esiste. Quindi vedono che viene da fuori come quasi un. E hanno ragione, capisco perfettamente questo tipo di reazioni. Ma il problema è un altro: è che davvero alla fine, come dicevi,
è un sistema questo che permette tutto questo facilmente da avvenire, perché così riesce a controllarci un po' meglio un po' tutti. Questo è davvero è gravissimo. Ecco perché è importante che cominciamo a leggere le cose per quello che sono, a dirci la verità e cominciare ad aprire il cuore. Papa Francesco continua a dirlo, altrimenti siamo davvero destinati a sbranarci vicino. Non c'è futuro, eh? Siamo destinati con un mondo ormai che è globalizzato, in cui ognuno ormai, è inutile che stiamo qui a parlare di confine o di altro, ma non esiste più nulla, almeno per le merci, ma per tutto. Solo le persone sono bloccate alle frontiere adesso, che è assurdo, mentre passa tutto il resto, passano i soldi sporchi, passa la droga, passa tutto, ma non passano le persone, le armi, padre Alex, le armi è la cosa più terribile che ci sia, e noi come italiani anche qui siamo all'ottavo posto al mondo per vendita d'armi. Io ho visto adesso le ultime statistiche appena uscite sull'osservatorio delle armi, dicono che quest'anno in Italia investiremo 23 miliardi di euro in armi, in difesa, vuol dire 64 milioni di euro al giorno. È una follia la nostra. Poi non trovano soldi per gli ospedali. Qui al Vione Sanità hanno chiuso San Gennaro, ma si vergognano, stanno chiudendo quasi tutto qui al centro città. Ma la vera follia, non trovano soldi per la scuola. C'è una scuola come il Caracciolo, che sta davvero l'unico istituto superiore che abbiamo, che rischia di chiudere. Ma perché non ci sono fondi? Ma come ci sono fondi? Spendiamo 64 milioni di euro al giorno in armi. Ecco perché le facciamo le guerre, perché noi le guerre ormai si fanno per difendere i nostri interessi vitali, ovunque siano minacciati. Può essere petrolio, può essere il coltan per i telefonini in Congo, può essere tante cose, ma ecco perché facciamo le guerre. Padre Alex, purtroppo sono le 19:28 e il nostro tempo sta per terminare, ma prima di chiudere con lei vorrei chiederle un commento rispetto alle politiche del Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, che è un baluardo del cosiddetto populismo. Guarda, qui ci vorrebbe un'ora. Un'altra trasmissione. Sì, esatto. Io tra l'altro ho studiato negli Stati Uniti per 8 anni, quindi è un paese che amo, ma so poi che cosa ci sta sotto. Anche l'Africa mi ha aiutato a leggere gli Stati Uniti in un'altra maniera. È chiaro che Donald Trump rappresenta la pancia profonda dell'America, un'America razzista, un'America bigotta, un'America proprio fondamentalista, chiamiamola così, con un senso di disprezzo profondo. Purtroppo ha vinto questa America. Non è che l'altra parte di America, Obama, almeno certe cose ce le siamo risparmiate, ma anche Obama non era un santo. Obama era prigioniero anche lui di quello che grande generale Eisenhower, diventato presidente, chiamava il complesso militare industriale di quel paese. I presidenti eletti devono obbedire al complesso militare industriale degli Stati Uniti, non ci scappi. E questo adesso è diventato praticamente, viene a galla proprio con la presidenza Trump, e ho paura che ne vedremo di volte nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Bene, grazie a padre Alex Zanotelli per essere stato con noi questo pomeriggio. Noi naturalmente la richiameremo, perché tanti sono gli argomenti che è utile affrontare con una persona come lei, con la sua esperienza, ma soprattutto con la sua grande energia. Grazie padre Alex per essere stato con noi. E buon lavoro. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Buonasera. A presto. Buonasera, grazie padre Alex. Grazie. Bene, torniamo nel nostro studio virtuale. Purtroppo Massimo Bonella non è riuscito a raggiungerci, ma rimandiamo naturalmente tutti gli ascoltatori alla lettura e alla consultazione del sito www.pianetaoggitv.net, dove Massimo si occupa e preoccupa naturalmente di pubblicare le notizie più importanti. Rosario, sei in linea con noi? Sempre in linea. Benissimo.
Allora, noi ti ringraziamo naturalmente, salutiamo tutto il condominio di Radio Saius, vediamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18:30 e vi ricordiamo la diretta delle 22, Osservatorio Antimafia. Con noi sarà questa sera Anna Alessia Petrozzi, caporedattrice in pectore di antimafia2000.com. E con lei parleremo, come vi dicevo in apertura di trasmissione, di donne e mafia e del ruolo che le donne hanno ricoperto e ricoprono quest'oggi all'interno delle organizzazioni criminali mafiose. Bene, vi ringraziamo naturalmente per averci seguito anche questo pomeriggio e vi auguriamo buona serata. Buonasera. Buonasera a tutti quanti.